facciamo un'intervista un po' diversa, visto che ce ne siamo andati in Serie D. E poi se avete domande tra di voi, le potete fare anche tra di voi senza problemi. Come va, Anto? Tutto bene? Cominciamo in ordine gerarchico dal direttore generale, Antonio Paoluzzi. Domanda è arrivato facile, se non lo so. No, domanda facilissima. Se poi c'è qualcun altro qui della platea che vuole fare qualche domanda, quindi sei pronto a rispondere. Oppure taccia per sempre. Sei arrivato quest'anno, veni vidi vici, possiamo dire, no? Subito successo in un campionato molto difficile con antagonisti di primo livello. Una grande soddisfazione. Sì, una grande soddisfazione. È stato un campionato difficile. Siamo partiti dal 20 di luglio, siamo arrivati oggi a coronare un percorso lunghissimo. Come ho detto pure a un'altra intervista, siamo stati un martello dall'inizio alla fine del campionato. Ci sono stati momenti difficili, ma li abbiamo saputi superare e abbiamo vinto. Il momento decisivo invece all'architetto della squadra, Paolo D'Ercole, secondo te qual è stato nel campionato? Secondo me non ci sono momenti decisivi, ogni partita è stata decisiva. Il momento decisivo è stato il momento in cui la squadra ha pensato soltanto a se stessa. Penso dopo la sconfitta nella prima partita di Coppa abbiamo iniziato a credere più in noi stessi, che è quello che ci mancava. Noi pensavamo soltanto agli altri, a quelli che compravano, che facevano, quello che dicevano gli altri, manca qui, manca là. Ho sentito dire, lo dico un po' col sorriso, perché questa è una squadra che si doveva rinforzare soprattutto in fase offensiva. Penso che oggi siamo a quota 103 reti in campionato, quindi c'era speranza, 104 forse, prendiamo qualcuno in più, prendevamo. Quindi no, ma non ci sono stati momenti, sono stati tutti momenti fantastici. Penso che questa società se lo meriti, questa piazza se lo meriti, penso questi ragazzi se lo meritano tutti. Ci dimentichiamo che la rinascita biancorossa è passata anche da due promozioni in due anni, esattamente come nel biennio 2008-2010, anche lì percorso netto nei primi due anni con altrettante promozioni. Cosa è cambiato tra l'una e l'altra, al di là dell'asticella che si è inevitabilmente alzata quest'anno? E l'una gliela faccio dire Antonio, che forse che l'ha vissuto di più, e però penso che le vittorie siano belle tutte, non esiste una vittoria meno importante dell'altra. Lì era iniziato in un modo, adesso è iniziato tutt'altro modo. L'anno scorso siamo partiti veramente da sotto zero. A fine anno c'è stato anche un cambio societario, siamo diventati ancora più forti, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo abbiamo iniziato a mettere le basi per quello che è la logica di fare una società di calcio, quindi una sede. Abbiamo riniziato col settore giovanile, questo va dato atto a Antonio e a tutta la società, a tutti i componenti del settore giovanile, una scuola calcio. Spero che Teramo ricostruisca, o costruisca forse è meglio dire, secondo me una parola che io ho usato spessissimo, sono stato anche non simpaticissimo quando ho detto il primo giorno che sono arrivato che a Teramo manca la teramanità. Quest'anno l'abbiamo riportata. Se voi pensate che soltanto il trio difensivo, oggi erano tutti ragazzi di Teramo, poi c'erano Ferraioli, c'era De Gidio, c'erano tanti altri ragazzi, qualcun altro che purtroppo si è infortunato, e tanti altri ragazzi in panchina che hanno dato l'anima. Abbiamo creduto in questo progetto, ci continuiamo a credere, e poi l'anno prossimo sarà un altro campionato. Non pensiamo che possiamo vincere soltanto perché ci chiamiamo Teramo, perché Teramo, come ho detto anche altri colleghi, è soltanto una grande responsabilità. Vuole parlare anche di Speranza? No, sei direttore generale, cioè quello se prende la parola muore dopo domani. Io lo conosco da una vita, ma piace dopo domani. Io all'inizio dell'intervista l'ho detto, guarda, lo lascio da solo, io mi sposto, ne faccio una dopo. No, perché Speranza è arrivato a quante promozioni? Faccio il conto quanto era. Promozione, stando in promozione ce lo può avere. Possiamo dire che gli ho fatto vivere un altro sogno, basta. Forse ti manca solo della Serie B alla Serie A. Bravo. Hai detto benissimo. E invece... Posso vedere un attimo cosa sta facendo? Sì. Scusa, De Antonis. Tu cosa pensi di questa promozione del Teramo? Ognuno faccia una domanda diversa. Ivan, tu mangiati qualcosina intanto, non ti preoccupare.
penso innanzitutto alla città, perché quell'anno quando è terminato il nostro percorso professionistico, visto che siamo la seconda realtà in Abruzzo, è terminato in maniera brusca e non meritata, perché quella salvezza ce l'eravamo conquistati sul campo. Comunque abbiamo perso tre categorie, tutta la città le ha perse queste categorie. È splendido aver ricominciato con un percorso netto in due anni, essere già in Serie D, essere tornati in una categoria nazionale. E il prossimo anno sicuramente, se andremo a affrontare capoluoghi e centri importanti, più consoni anche alla realtà di Teramo. Quindi grazie a voi, ai giocatori, alla società, a tutti. Cosa vuoi? Daniele? Adesso fai una domanda al presidente. Presidente, cosa pensa di questa stagione che si è appena conclusa? Beh, che cosa posso pensare? Soltanto positivo, è stata veramente una stagione, una cavalcata vincente dalla prima all'ultima. Noi addetti ai lavori sappiamo quando abbiamo dovuto lavorare, prima, dopo, durante, e stiamo ancora lavorando, perché comunque di cose da fare ce ne sono tante, ne abbiamo fatte tutte quante bene, e ci meritiamo questo giorno di festa che ci siamo donati da soli e l'abbiamo donato alla nostra città. Cosa le mancherà di più di questa stagione sportiva? L'impianto di gioco. No, io mi aspettavo qualcos'altro. Penso che la cosa più bella della partita qual è? La cosa più bella della partita è la camminata. Bravissimo. Le camminate, i due giri di campo che sono migliorati i tempi, devo dire che sì. Siamo all'inizio andati bene. Campionato, stiamo migliorando. Poi ci siamo trovati bene anche sull'erba, al contrario della squadra che l'erba fa buona fatica, noi invece abbiamo mantenuto sopra gli stessi tempi. Direttore sportivo. Direttore? Sì. Prego. No. Mi dica, gli acquisti, soprattutto a dicembre, lei ha fatto degli acquisti importanti, sì, no. Ha cercato di chiudere il cerchio, sì, diciamo, di un lavoro, diciamo, abbastanza precario. Sì, il 90% degli acquisti è stato fatto da me, per fortuna, per grazie al presidente che si è accorto, diciamo, che... Poi in ritardo, mi sì. Stava dicendo, che è l'altro direttore sportivo. Ha un po' di ritardo perché stava magari... Stava in difficoltà. Vedi, ecco. Arrivano le prime chiamate. Sulle, un attimo. Direttore generale, eccoci. Finalmente. C'è anche dopo 15 minuti. Ma lei è divisionario, dicono che sia divisionario. Lei cosa pensa di questa stagione? No, l'ho detto prima, cosa penso. Abbiamo fatto una cavalcata, siamo stati un martello. Io ho un testimone qua che dopo la sconfitta con il Giulianova mi sono girato, l'ho confermo, visto confermo. E gli ho detto, oggi ho capito che abbiamo vinto il campionato. Quindi già là avevo capito che noi avremmo vinto il campionato rispetto a Giulianova, dopo una sconfitta, quindi questo è. De Antonis, che domande possiamo fare al direttore generale? Ma il direttore generale è più i tasselli che ha messo a livello organizzativo quest'anno. Perché a livello tecnico più tu, lui a livello organizzativo, no? Il fatto di essere tornati ad avere una sede in centro, di tornare ad avere un settore giovanile che comunque in divenire, di essere tornati a giocare al Bonolis, insomma, sono tanti piccoli tasselli. Sì, no, diciamo anche la riconferma del direttore sportivo, la riconferma dell'allenatore, che siamo partiti da là, eravamo io il presidente all'inizio, eravamo io il presidente. Direttore sportivo Paolo Derco, non confondiamo con l'altro direttore sportivo, quindi... Ma lei credeva in queste riconferme? Io sì, io ero convinto, vero? Quando abbiamo iniziato. Dica la verità, solo la verità. Solo la verità. Dica, lo giuro. Il presidente siamo parlati io e il presidente, siamo confidati, lui mi ha detto cosa ne pensavo. Io ho detto, secondo me per la continuità bisognava andare avanti, però non a livello di ringraziamento, perché i ringraziamenti nel calcio non servono, a livello di lavoro, cioè diamo atto di quel lavoro che è stato fatto, possiamo fare un buon lavoro con loro nel futuro. Il presidente, abbiamo detto di sì tutti e due, quindi si è parlato sia con il direttore sportivo sia con il mister, con lo staff del mister, si è ripartiti così. Si è cominciato da quei tasselli, allora adesso ci devi dire tu, direttore sportivo, qual è stato magari l'acquisto un po' più, non so, complicato di quest'anno? Allora, gli acquisti complicati il team manager Vincenzo, Mauro e Poluceno, io penso quello più lungo, no, era sia sì. Stato quello di Touré, con me al suo fianco, diciamo che quest'estate ho anche fatto rimettere in forma Ivan Speranza, perché ha perso qualche chilo. No, sta bene, lo vediamo bene. Stando al mio fianco, e infatti a un certo punto... Questa maglietta le dona pure quello del bene. Molto. Ho fatto portare l'asciugatrice, è normale. Guarda,
quello che adesso mi ricordava il Neo DS Daniele Di Domenico era che adesso lo posso dire che c'è stato un errore da parte mia, ma prettamente scaramantico, adesso lo posso dire. Puoi che svelare. Il mio sogno era quello, come avevo detto nei nostri viaggi in macchina, era di far fare l'addio al calcio a Ivan in queste partite, che sarebbe stato il coronamento di un percorso importante che lui ha fatto con questa città, ma penso che lui l'addio non lo darà mai, perché Teramo è parte di lui, quindi è una cosa importante. Abbiamo vissuto dei momenti importanti, ho avuto la fortuna di conoscerlo da calciatore per 3 anni, più come uomo che come calciatore non si discute, non dovevo essere io a scoprirlo, ma come uomo poi mi ha levato la vita a me come dirigente. Infatti questo triangolo nuovo, diciamo inedito, come ha lavorato quest'anno, no? Quindi, ma penso che tra qualche sedia che è volata in sede, qualche... Qualche... È una cosa verissima, se puoi partecipare anche tu. Io... Che perché a breve discuteremo... Mister, già l'abbiamo presentato, abbiamo presentato il nuovo DS. Penso che sia stato, io a parte gli scherzi sono strafelice per quello che abbiamo fatto tutti e tre insieme al presidente, poi al mister, abbiamo superato anche dei momenti difficili, sì, adesso pare tutto bello, ma comunque abbiamo veramente, è stato complicato perché non è così semplice lavorare, soprattutto con unione di intenti, e noi ci siamo riusciti da subito perché siamo stati una grande famiglia, e quindi ringrazio loro due che mi hanno supportato e soprattutto sopportato. Di sicuro sei il più loquace tra i direttori, insomma. Un po' logorroico, non logorroico, però sono contento, li ringrazio pubblicamente perché mi hanno veramente sopportato nei miei momenti di follia e di nervosismo, perché non è stato semplicissimo tutto, e loro mi hanno aiutato a superare quei momenti di difficoltà sotto tanti aspetti, e quindi è un messaggio finale magari alla città, al direttore, non ha parlato per niente, facciamolo al direttore, un messaggio finale da parte di ognuno di voi riferito alla città, alla tifoseria che, ripetiamo, insomma, 2 anni fa ha perso 3 categorie in un'estate e che adesso se ne riappropria di 2. Direttore generale, cominciamo da lui, se no parla veramente solo. Speriamo che non ci sia 2 senza 3. Questo è il messaggio che do alla città. E Ivan? Ma a parte tutto, l'ho detto già prima, nel senso che la tifoseria è stata sempre eccezionale qua, no? Io l'ho lasciata in un'altra categoria, l'ho sempre seguito il Teramo, ma poi ho visto questi 2 anni di nuovo un gran bel entusiasmo. Questa è la cosa più bella, magari oggi era destino che dovevamo vincerlo qua a Teramo, però sono stato sempre in bilico fino alla fine. Però è stata il mister pensa solo a mangiare. Mister, lo vediamo in una situazione anomala adesso. No, non è anomala, non perché sta sempre a mangiare, quindi non è anomala, quella parte normale. No, io i tifosi posso soltanto, magari stringato stavolta, sì, posso soltanto dire grazie, sono 25 minuti, grazie ai tifosi, niente di più, posso dire grazie veramente a tutti perché sono stati vicinissimi e il diavolo è tornato, siamo tornati in una categoria che ci compete, però non pensiamo a quello che è stato il passato, soltanto quello chiedo alla città, di non pensare a quello che è stato, ma a quello che potrà tornare a essere.